Ciao a tutti da Parbimare e benvenuti in questo nuovo video vlog. So che ultimamente mi state facendo capire che vi piacciono tanto i miei vlog e quindi, siccome che a me piace tanto condividere con voi buona parte della mia vita, ovviamente non tutte perché certe cose preferisco tenermele nel privato, come giusto che sia, soprattutto quando oltre a me si tratta anche di altre persone, quindi per carità. Niente, allora vi faccio vedere come sono vestita. Eccomi qua. E allora, anni 50 per quanto riguarda la gonna, anni 80 per quanto riguarda le scarpe. E allora, sono le 15, quasi 15, quindi io uscirò adesso, tra poco verranno a prendermi e quindi passerò il pomeriggio fuori e poi anche la cena, perché la cena è il dopocena, perché vorrei tanto farmi una bella passeggiata sul molo. Quindi ho pensato di scegliere un outfit che poteva andare bene sia di pomeriggio che alla sera, senza poi dovermi cambiare. E quindi ho scelto di mettermi questa magliettina semplicissima in cotone nera. È una magliettina normalissima, come vedete, solo che io poi ho messo questo laccetto in raso proprio per andarla a stringere qua, perché comunque fuori ci sono più di 35 gradi al sole e quindi prenderò più aria praticamente in questa parte qua del mio corpo. Poi ho messo questo gonnellone bellissimo che mi piace tanto. È lungo, ma allo stesso tempo comunque fresco perché è completamente in cotone. E queste scarpe che il primo giorno che indosso mi sembra di avervi fatti vedere in un mio outfit. Come vedete, non, cioè, ho libera la fibbietta, nel senso che non l'ho messa nel passante perché con queste unghie io non riesco ad aiutarmi e quindi aspetterò il mio amico che adesso viene a prendermi e me li farò sistemare da lui entrambi. Allora metterò questa borsa che è una new entry, eccola qua, rosa, proprio per abbinarla a questo fiocchettino. È una new entry in vera pelle, bellissima, con questi manici enormi, eccomi qui. E quindi questo è quanto. Adesso aspettiamo il mio amico, che tra l'altro voi conoscete perché spesso ha fatto dei vlog insieme a me, e mi ha detto: Barbie, appena arrivo, stai con gli occhi chiusi, siediti sul divano perché c'è una bellissima sorpresa per te. E adesso io vi posiziono da qualche parte, vedo di organizzarmi, così oltre ad essere una sorpresa per me, lo sarà anche per voi. Guardate che bel mazzo di fiori che mi hanno regalato 2 giorni fa. Questa persona qua che mi ha regalato questo mazzo di fiori praticamente è venuta a portarmelo sul lavoro. Io emozionatissima, vabbè, questo è quanto. Questo è quello che succede quando si è single. Ho trovato questa posizione qua, che non è il massimo, però almeno vi ho posizionato qua, in modo da farvi vedere la sorpresa. E niente, mancano 3 minuti all'orario dell'appuntamento. Aspettiamo, vediamo intanto se arriva puntuale, ma di solito, oltre che puntuale, arriva addirittura in anticipo. E niente, aspettiamo questa sorpresa. Aspettiamo che arrivi e poi vediamo veramente questa sorpresa bellissima. Non vedo l'ora. Nel frattempo che aspettiamo, vi vorrei far vedere la mia orchidea. Aspettate. Eccola qua, guardate che meraviglia questa orchidea. Praticamente ce l'ho da più di 2 mesi e ogni giorno che passa è sempre, sempre più bella. Un po' le faccio prendere il sole, un po' non glielo faccio prendere, le do l'acqua in modo irregolare, senza seguire nessun tipo di regola precisa. Il risultato è questo. Cioè, meraviglia delle meraviglie. Vorrei prendermi una nuova piantina. Vorrei prendermi una nuova piantina, però non so. So che c'è l'oleandro che è
È una pianta molto resistente, molto robusta, non ha bisogno di maggiori cure, però io in realtà veramente non so quale prendere. Però lui è informato, diciamo, su piantine, fiori, queste cose qua. Quindi potremmo anche chiedere a lui che cosa mi consiglia e poi magari farmi accompagnare in uno dei migliori vivai che ci sono. Nelle sue parti, dalle sue parti c'è qua in Liguria perché nella zona praticamente di Ponente, qua in Liguria ci sono dei vivai bellissimi, lui li conosce tutti, quasi quasi mi farò portare in uno di questi vivai, magari vi porto insieme a me. Non oggi, mi dedicherò poi alla piantina in un secondo momento. Hanno suonato. Chi è? Ma non mi ha risposto praticamente nessuno, però l'orario è quello, 3:30, quindi penso sia lui. Ho guardato dallo spioncino, ma su non c'è nessuno, più che altro perché mi ha raccomandato di stare con gli occhi chiusi. Vediamo se suona da sopra. Sei già su? Cosa faccio? Apro e mi siedo sul divano con gli occhi chiusi? Allora lascio così e apri te. E vedi che sto riprendendo anche con il telefono. Dimmi quando sei pronta. Io sono pronta, vai. Quindi vedi che sappi che appena ti Quindi. avvicini, tu vieni. Appena ti avvicini qua c'è il mio telefono qua sulla sinistra che sta riprendendo. Io te lo dico, ho risposto dal citofono, però non mi hai parlato. No, ero già dentro. Apri gli occhi e guarda la porta. Posso aprirli, Sì. no? Oh mamma mia! Oh, è bellissima. Allora, vi faccio vedere la sorpresa. Ma è bellissima! E come faccio? Eccola qua la sorpresa, ecco qua, su richiesta questa bellissima scala in bambù che io avevo chiesto a lui perché ho un'idea geniale Beh, ed è... insomma. No, come no? L'idea è geniale! Sì, va bene, ok. E questa è quanto? Questa è la sorpresa! Allora, siamo arrivati ad Alvenga, abbiamo fatto un po' di passeggiate, adesso ci fermiamo in questo bar a fare aperitivo. E comunque ci stanno 38 gradi al sole e all'ombra non si sa, 33 forse. No, anche qualcosa in più. All'ombra più di 33. Si suda. Fa un caldo che non vi dico. Va bene, Meno male che comunque. ci stava una gita in montagna, magari al fresco, invece siamo dal Benga a morire dal caldo. Allora, in realtà dovevamo andare, sì, pomeriggio in montagna, esattamente dove avevi detto? Allora, volevo fare Calizzano, no, Calizzano e poi alla fortezza che non mi ricordo mai il nome. Meloni, là. Il Ah, il Melogno. Melogno, io chiamo il melone. Che c'è una baita che si può comunque fare l'aperitivo, mangiare quello che vuoi, ma magari facciamo un po' più fresco. E però praticamente siamo venuti qua dal Benga perché per una questione mia lavorativa e neanche un risolto tra l'altro. Comunque per lavoro sono dovuta passare da qua e vabbè comunque niente, non abbiamo fatto niente, ora siamo qua a fare aperitivo. Tra l'altro adesso che ci beviamo sto Negroni Sarà peggio ancora. Poi in macchina sentiremo. mettiamo 13 gradi con l'aria condizionata al posto di 15. Infatti, grazie. Ciao Nano. Ciao. Ecco che Allora, ci sono arrivati i tutto due a Negroni, l'aperitivo da posto? Ascolta, stuzzicare e poi ho preso anche l'acqua adesso naturale va bene che fredda. sono qua con Barbara. Abbiamo parlato per Bis del vassoio, ma guarda quanti vazzolettini io ho consumato. E tu?
uno ci ha infilato un pure dentro la sigaretta che ho fumato e l'ho mandato indietro. Vabbè. Ci sono 38 gradi, cioè io sono proprio KO, anche te. Pochino, abbiamo ancora i finestrini aperti, ma l'hai accesa l'aria, no? Sì, a 15 gradi. Abbiamo accesa a 15 gradi. Allora, sapete che prima, quando eravamo a casa da soli, parlavamo del fatto che volevo tanto andare da un vivaio per farmi consigliare da lui. Ma da soli con chi? Da soli con le persone che mi seguono. Ero da sola con i miei amici che mi seguono. Ok. E allora ora gli ne ho parlato e mi diceva: ma guarda che qua vicino ce n'è uno, giusto? Sì, esatto. Che è bello questo. È bello fornito di fiori, piante. Abbassa però, qua. Però, ad esempio per casa tua, piante tipo quella che vorresti tu, tipo un oleandro. No, non è che io vorrei. Alla fin fine esci tu di casa e cresce l'oleandro. No, e poi se esco di casa dove vado a finire? Si tappa la bocca lui. Ma. Quindi andiamo a vedere se c'è una. Quindi bella... quasi quasi ti converrebbe che io prendessi l'oleandro, direi. Anche se mettono un lockdown. Mettono il lockdown? Sarebbe una figata. Ma l'hai sentito dire? Non ridere! Taglia, mi dice di tagliare. Ma perché devi dire qualcosa? Ne avevamo parlato la volta scorsa del lockdown, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Pensa se è scattato agosto il lockdown. Mamma, ci manca! Vabbè, noi sappiamo cosa fare se dovesse scattare. Comunque, a parte tutto questo... No. A parte tutto questo, abbiamo un incendio sulle colline di Albenga. Là. C'è un incendio? Là. Ah, sì, c'è un sacco di fumo. Vabbè. E adesso andiamo insieme, perché verrete con noi, a vedere queste piante, fiori. Solo che io non so cosa prendermi. Perché tu dici che comunque l'alberello di limoni ci può stare in casa mia. Ah, sì. Non una cosa grossa grossa, ma sì, c'è un piccolino. Adesso però possiamo scegliere, tanto nel vivaio ce ne stanno tanti. Sì. Ce n'è scelta. Sì, scelta ne hai. Andiamo in questo vivaio. Eccolo lì il vivaio. Dov'è? Quello lì. Adesso andiamo. Questo qua va in giro col ventilatore, vedi? Si fa aria da solo. Per andare a vedere da qualche altra parte. Abbiamo appena scoperto che è chiuso. Dove ci sono delle piante decenti, aspetta un attimino, fammi... Siamo ad Albenga, giusto? Siamo ad Albenga. Allora, andiamo verso Cisano sul Neva, okay. Che di là c'è un altro bel vivaio bello, e andiamo a vedere di là, intanto ci facciamo un giretto. Ok. Perché dobbiamo aspettare le 19:30 ad andare a mangiare. Vabbè, ci vuole 1:10, non è che ci vuole così tanto. Ci vuole? 1:10 per le 19:30. Sono le 18:18. Allora ce la facciamo altro che. Per andare a mangiare in un posto che ha scelto lui come al solito. Hai sempre scelto tu, No. No. Ah no. Non è vero. Perché quando siamo andati a Spotone a mangiare quella mega pizza, l'avevi scelto tu. È vero. Quella era una mega pizza che. Ed era anche buona. Cavolo, ci tornerai ancora. Qualche volta ci torniamo. Ma mi poi... sa che vorrei tornare anche qua. Dove andiamo adesso? Dove andiamo stasera? Sì. Non vedo l'ora, perché tanto io mi fido sempre delle tue scelte, lo sai. E poi, ora che ci penso, avevo anche scelto a Genova, in quel ristorante di sushi. Sushi, sì. Ma che non è stata una scelta mia. Ma nel senso che è dipesa, ecco, bravo, da un suggerimento di una mia carissima amica. Che comunque non era male, E non era male. Però ci siamo trovati meglio. Ti ricordi che mi hai comprato anche le scarpe lì? Te le avevo fatte vedere anche a loro? Sì, le avevi fatte vedere quando eravamo dalla nella fontana. Piazza, dalla fontana, esatto. Yes. Mia borsa.
siamo arrivati in questo vivaio, l'alternativa praticamente a quello chiuso, Sì. Guarda, vieni, fai vedere questo. Vieni. Cosa devo far vedere? Allora, fai vedere gli ulivi che sono belli, sì. E hanno già le olive. Eccoli. Cioè, nel senso che non dovevano averli? No. Ah, no. Ok. Ah. Hanno già le olive. Hai e... visto come ci tiene a voi? Ci tiene, eh? Entrata garden. Ok. Ma che caldo. Che caldo. Cioè, prima portava un pannello luminoso, portava 44 gradi, ma no, è esagerato. No, dai. No, 44 no. Allora, vediamo un po'. Piante da poter tenere in casa. Sì. Ma tu la vuoi che faccia il fiore? Che non faccia il fiore? Certo, direi, no? Che faccia il fiore? No, colorata. Colorata. Che dici? Allora, se ne vorrei una bella. Piccola, sì? Che a trovarla piccola, vedi qua? Sì. Sarebbe bella questa qua. Mm. Che è? No, io non la conosco. La Bougainville. La Bougainville, che ne so io cos'è. Allora, vediamo dentro quello che hanno. Oh. Però, qua, dentro la roba di fiore, roba pulita. Ce l'hanno fuori? No, non è che ce l'hanno fuori. Oh, oh, questa qua è come quella che ho io. Questa è quella come che c'è tu? No, questa è come quella che ho io a casa, che sì, aveva fatto il fiore, ti ricordi? Certo che me la ricordo. Sì. Yes, che me la ricordo. Allora, vediamo un po'. Allora, di lì sono piante verdi. Vabbè, intanto ci diamo comunque un'occhiatina, Sì. Mamma, che belle cose, ragazzi. E vabbè. E vabbè. Questa è quella che dico io. Questa è la mimosa, no, giusto? Non è lei, mannaggia. Non è lei cosa? Non è quella devo che dici te? La mimosa sensitiva. La mimosa sensitiva, boh. Sì. È grandissimo sto vivaio. Ma qua non c'è l'alberello che voglio io. No, tu vai avanti però. Vado avanti, sono quasi alla fine. Guarda, dove sono pure i banani. Dove sono i banani? Non piacciono i banani. Mi prendo un banano. Quello lì che hai di fronte. Ma il banano me lo posso tenere in casa? No. Ah no, allora cosa mi dici? Sì, ci sono pure i banani. Perché le altre piante che vorresti tu sono dall'altra parte. Tu mi hai detto di andare avanti. No, ho detto, ma avanti solo un pezzettino perché volevo... Vabbò, prima dici una cosa, poi un'altra, dillo. Mi devi fare impazzire. Allora, se vuoi... frena. Frena. Ok, se vuoi spiegare allora, quello che cercavo. Che cercavi? Questa? Allora, questa è una pianta di mimosa normale. Ok. Ok. La mimosa sensitiva, se tu fai così, sì? Tutte queste si chiudono in quel modo qua. Solo che qua non c'è. L'ho ancora trovata. Non è sensitiva. No, non è. È normale, come noi. Sì. Non sente niente. Vabbè, qua. Allora, aspetta. Qui? Di là c'è piccoli frutti. Qua... Olivi. Cosa allora, dobbiamo qua fare? Ci sono anche le piante di limone. Ecco i limoni. Questi sono limoni. Non sono limone, amore. Infatti. Eccoli, questi sì. Questi. Voglio la pianta di limoni. E dove questo la metto? Quale? Questo. L'arancio giallo quando è in qua? Giallo, Ha preso un po' di sole. Ecco, potrei prendere una pianta di limoni. Allora, vedi, guarda. Questa non è enorme. Questa qua non è enorme. Voglio il limone, la pianta di limone. Però vediamo se ce n'è qualcun'altra che non questa mi piace. Sia... Quale, Gio? Questa è altissima. Vabbè, ma entra in casa, c'ho il tetto, capito. Il soffitto a 3 metri, scusa. Ma sì, ho capito. No, però... voglio questa. Può stare dentro la mia casa? Ma dipende dove la vuoi mettere. Dove la metti? In sala. Cioè, vuoi prima tirar via la roba e poi la rimetti dentro?
Come lo devo mettere? Che sfiderina. Non lo La voglio so. mettere in Se, sala. Vediamo lì di. Chiudi? chiudi un Chiudiamo, attimo, ragazzi. dai. Scelta fatta. Tra l'altro è stata un'impresa perché avevo scelto questo, che è praticamente il limone, la pianta dei limoni. Quattro stagioni. Che vuol dire che fai limoni tutto l'anno. Guardate che meraviglia! Sì, e praticamente quando andiamo alla cassa mi dicono che era prenotato. Siamo tornati indietro là, che c'era il ragazzo e me ne voleva affibbiare un altro. Ho detto: no, niente, allora torno a casa senza limone. E poi allora ha spostato il foglietto con il nominativo della signora che l'aveva prenotato e l'ha messo su un altro limone. Insomma, mi sono portato a casa i limoni che avevo scelto. Quanto l'hai pagato? 27. 27 euro, però guardate che bello, eh? Siamo seduti davanti a questo ristorante che si chiama La Prodo, ma no. No, io non ci sono mai stata, però te sì. Sì. E niente, no, non ti è piaciuto. No. E infatti noi andremo lì, da lì. Pat Pizza. Pat? Pat Pizza, andate a vedere Pat Pizza Borghetto Santo Spirito, vedrete che bei piattini. Mi fa venire la voglia di venire qua a Borghetto a mangiare o la scrocchiarella, la pizza, alla pala, oppure tutti gli altri piattini. Ma senti una cosa, ma se qualcuno che ci ascolta vorrebbe veramente venire, sì. Che dici, andiamo a mangiare insieme? A chi mi segue? Va bene. Ti va? Sì, perché no? Amici miei all'ascolto, se c'è qualcuno di voi che vorrebbe venire qui a Borghetto, me lo faccio sapere con un commentino e ci veniamo insieme, tutti insieme a mangiare la pizza. Va bene? Va bene. Tanto adesso condividiamo con loro cosa mangiamo, quello che mangiamo. Alle nostre spalle c'è il mare. E c'è anche un cagnolino che gira. Sì, sì. Sì, aspetta, non è un cagnolino che... francese però. Non è un cagnolino francese, ecco il mare. Provo a farle la domanda, come abbaia un cane francese. Ma dai, finiscila. Finiscila. È chiuso. Avevo prenotato. Chi lo vuole? Per due. Andiamo. Voilà. Allora, 11. Prego, benvenuti. Grazie. Tu vuoi di là? Vuoi andare? Coca-Cola semplice per me e panache per lui. Allora, anziché pizzeria abbiamo scelto cucina. E che pane è ora questo? Questo è di curcuma, alla curcuma, sicuro, perché si vede dal colore. E questo è di crusca? Però sono buoni. È tutta roba è che fanno. È buono loro. Perché tu ci sei già stato. È tutta roba che fanno loro. Ah, ok, tutto questo piatto, madonna, lo sai che lo volevo questo piatto per me? Meno male che l'abbiamo preso uno in due da dividere, questa è l'intrepata rossa di cozze. Ok, però i gusci li rimettiamo in quel piatto lì, va bene, buon appetito! Allora, io ho finito. L'aggiornamento riprendo. Ah, l'aggiornamento. Anche qui questa è la famosa, questa è la famosa strage degli innocenti. Abbiamo lasciato queste perché comunque era troppo abbondante la porzione. Vado al bagno. Il pane piccolino, non l'abbiamo neanche assaggiato. Arrivo. No, arrivo subito. Il bagno. Toilette. Com'è qua? Uomo, donna, donna, ok. Voilà. Che bello il bagno. Con questi murales, oh, che bello! Qua c'è l'altro lavandino.
lasagne alla bolognese per me, ciotola per gli scatti e spaghetti alle bufole per lui. E abbiamo chiesto un'altra Coca-Cola per me. Tu non ne vuoi più di pancè? No, ok. Prendi l'acqua, va bene. Fine pasto per me, sorbetto al limone, e poi invece per lui sorbetto alla mela verde. Ma è la prima volta, perlomeno, che a me servono il sorbetto senza cucchiaino. Sì, vabbè. E qui c'è la cannuccia. Ecco qua, abbiamo chiesto i cucchiaini perché io non riuscivo a gustarlo altrimenti. Ecco qua, quella è la nostra prossima tappa. Ciao. Si può? Grazie. Ups. Ma certo che ce la faccio. Ecco, si parte. Ma che bello è. Ma è proprio bello. Che bella aria. Infatti qua si sta meglio. Guardate amici, ecco qua la costiera ligure. Oh, che bello, né? Ma che bello, guarda! Come? Palazzo, vuoi? È vero, vai di fronte al mare, vai, fai il palazzo, gioia! Io ho già fatto il mare anche te! Vabbè. Oh, che bello! Allora, diciamo che questa giornata bellissima finisce qui. Vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando se volete farmi un regalo, mi raccomando il like che è sempre gratis. Saluti! Ciao! Ciao a tutti amici, a presto! Ciao, grazie!